Buongiorno, questo è un nuovo vlog, però è un vlog natalizio, per cui da adesso in poi farò solo vlog natalizi fino febbraio, perché come sapete parto a gennaio e allora registrerò anche lì i vlog quando sarò in vacanza, per cui per 2 mesi da adesso che vedete questo video, se non sbaglio il 7 di dicembre. Dal 7 di dicembre in poi vedete solo vlog registrati il primo mese natalizi e invece a dicembre quelli diciamo dove faccio vedere il mare eccetera. Comunque detto questo non voglio parlare in questo vlog e farlo durare l'eternità come l'altro, per cui io inizierei già a impacchettare i regali di Natale e poi vi farò vedere altre cose. Tipo facciamo l'albero insieme, quello piccolino e poi faremo quello grande. Per cui piano piano inizieremo così. Allora, siccome io ho già preparato la carta di regalo e qualche regalino già impacchettato, tipo questo qui è il regalo che avevo fatto vedere negli acquisti, però questo è per un compleanno. Invece certi li ho già impacchettati, ce li ho messi dentro nei sacchettini. Infatti sotto ho scritto anche il nome di chi è, così mi ricordo perché c'è mio fratello talmente furbo che va a vedere i regali sotto l'albero e vuole sapere chi è, di chi sono, mamma mia. Per cui ho messo qua sotto il nome. Comunque detto questo, certi li ho già impacchettati, invece certi li impacchettiamo insieme. Non dico ovviamente di chi sono tutti, perché sinceramente non credo che vi interessa, per cui niente, impacchettiamo i regali. Allora, io uso questa carta, praticamente è la carta, quella vecchia dell'anno scorso, però non credo che mi basterà. Iniziamo col primo. Questo per chi è interessato, se riesco ad aprirlo, un po' era già aperto, comunque per chi è interessato vi faccio vedere. Allora, questo rasoio, si vede? Sì, questo rasoio praticamente gliel'ho regalato a mio padre. Comunque, se siete interessati di questo, andate su Amazon. Io, secondo me, li avevo già fatti vedere questi. Comunque andate su Amazon e potete comprarlo lì, perché questo qui è ottimo per la barba. Per cui se siete interessati, gli uomini, questa è la marca, e il rasoio si presenta così. Comunque lo vedete su, se andate su Amazon li trovate. Adesso spero che era così. Sì, dovrebbe essere. Lo chiudiamo. Comunque farò un po' più veloce, impacchetterò un po' i regali e voi lo vedete veloce perché non sto lì a farvelo vedere che dura dopo troppo.
questo l'ho preso per mia mamma, che è una padella fatta così, con i manici per fare il sugo, così almeno è più semplice a usare la padella, ed è fatta così, è carina. Adesso pensavo che la carta mi avanzava o mi bastava, ma vedo che ne devo prendere un'altra, per cui continuerò poi da sola a impacchettare l'ultimo regalo. Praticamente l'ultimo regalo è questo scatolone enorme che vedete. Adesso vi faccio vedere cosa gli ho regalato sempre a mia mamma. Direi che ho solo questi da impacchettare, perché alla fine ce ne sono altri due, ma gli altri due regali sono tipo un buono per andare a mangiare al ristorante. Per cui quelli ovviamente non si impacchettano, li metto in una busta, gliele do così. C'è solo questo da impacchettare, ma siccome non ho la carta, niente, l'andrò a comprare e poi se il video non dura tanto, ve lo farò vedere anche questo, se no, amen, lo faccio da sola. Se per caso ci sono altri regali che ovviamente dovrò impacchettare, quelli che mi dirà mia mamma, ve li farò vedere, se no, questi qua praticamente sono quelli che ho fatto io alla mia famiglia. Comunque vi faccio vedere quello che ho comprato mia mamma, che sono le padelle, una fatta così, piccolina. Siccome abbiamo le padelle tutte rovinate, allora alla fine ho deciso di fargli il set di padelle diverse. Questa qua è un po' più grande, che è fatta così. Poi c'è quella lì che ho impacchettato, che vi ho fatto vedere, poi c'è questa, fatta così, molto bella. E per finire la più grande, questa qua, si vede così, con il manico a bocca. Ok, mettere lo scotch, così almeno difficile. Sigilliamo bene. Ok. Ok. Niente, direi che
Vado a comprare la carta, anzi, adesso vediamo, mi organizzo e vi faccio vedere, così almeno non sto a dire quello che faccio, vi faccio vedere e basta, perché parlo un po' troppo. Volevo farvi vedere solo velocemente i bigliettini che ho quasi finito, che metto nei pacchi, che sono uno e questo qua, che è molto carino, piccolino, e gli altri sono questi qua, gli altri poi li ho finiti, li devo comprare anche questi qua con l'angioletto. Dovrebbe esserci uno fatto così e dovrebbe esserci un altro. Questo è molto carino e basta, credo. Sì, mi rimangono solo questi bigliettini, ma secondo me vanno bene. È inutile comprarne altri. Semmai l'anno prossimo ne prenderò altri. Niente, metto a posto e continuiamo il vlog così. La smetto di parlare e andiamo, finiamo questo vlog. Ah, per chi volesse sapere dove ho preso le padelle, chi è interessato, l'ho prese praticamente a Casanova su internet, non al negozio, ma online, perché online secondo me ci sono molto, molte più cose che nei negozi, almeno, per cui ho ordinato online. Per chi è interessato delle padelle che vuole comprarle, che ne so, per la moglie oppure anche per voi stesse, io ve l'ho detto, non si sa mai. Niente. Ci vediamo dopo. Ok, vi volevo far vedere praticamente. Guardate qua, è arrivato il fieno. Questo è il fieno che abbiamo preso stamattina. Sono 50 kg di fieno per i miei conigli. Al momento l'ho messo qui, poi dopo prenderò il bauletto e lo metterò dentro. Questo è il fieno che naturale che gli darò ai miei conigli. Talmente grande che sembra non so cosa. Che poi l'ho coperto con questo. Cioè, è grandissimo. Sono solo due di questi. L'ho coperto con una, per forza con la coperta, ma poi lo metterò dentro, vediamo come fare perché sono 50 kg, mi è arrivato questo stamattina e siccome ho 4 conigli dovrebbe bastare anche per un anno sto fieno, spero, così almeno non ho tanto tipino da mangiare e secondo me è ottimo perché direi che ne abbiamo in abbondanza, però questo è quello che abbiamo fatto stamattina, alle 8 mi sono svegliata e ho preso il fieno, mi è arrivato tramite corriere queste due balle, proprio stop. Niente, volevo farvi vedere su questo qui, per chi era interessato, chi mi segue ovviamente, che anche loro ho dei conigli, almeno sanno come faccio a dargli il fieno. E questo qua era praticamente la prima spesa che ho fatto stamattina. Adesso vi faccio vedere le altre spese che ho fatto. Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato nei supermercati, nei negozi. Non sono stata lì a farvi vedere tutto. Carta, allora, dei cinesi. Jitsi Moda. La carta dei regali, come ho detto prima, fatta così. Con scritto Merry Christmas, non so se si vede. Poi un'altra, questa fatta così. Il prezzo più o meno è 90 centesimi. Fatta così. Poi, allora in tutto ho speso 15,97 euro. Allora, 1,90 euro il rotolo, quello grande, 90 centesimi, e quello piccolo che vi ho fatto vedere.
Poi ho preso le luci di Natale, e poi faremo l'albero insieme nel prossimo vlog, perché questo vlog sarà troppo lungo. Ho preso quello fatte così, da mettere fuori in balcone con la stella di Natale. Questa qua è fatta a tenda, anzi li dovrei provare a vedere se funzionano, perché sinceramente poi se non funzionano sono cavoli. Sono fatti a pile, per cui dobbiamo vedere se funzionano. E ovviamente ho preso le pile, perché se no come facevo a farle andare? Allora ho preso queste qua, 99 centesimi l'uno, queste grandi e piccole uguali queste qua. Per cui adesso le vediamo insieme se vanno. Quelli dovrebbero essere quelli che ho appesi lì, che li controlli. Belle, si vedono, sì. Tu li metti come vuoi e poi dai, non sono male. Adesso li devo spegnere. Ok, e queste sono le luci che lascerò dentro le pile, quindi almeno ce le sono già dentro. Sì, ma adesso no. Che capelli. Poi in tutto quelli c'erano 97, queste cose qua. Non ho trovato niente di bello per attaccare nell'albero, tutte cose che facevano cacare in poche parole. Poi nel supermercato il Bennett, sacchettino, questo qua però mi serve come appoggio. Allora, a parte 200.000 scontrini, questo qua potrebbe servire a te. Allora, 13,23 euro. Quello lì è il conto. Ho preso il Pantene per il viaggio, che sinceramente lo userò adesso per provarlo. E poi userò il barattolino, che è questo, di 90 ml, per il viaggio. Ed è carino e volevo metterci dentro lo shampoo, il balsamo. Non si sa mai, secondo me è comodo per il viaggio. Ho preso questo che costava 1 euro e... 1,45 euro. Poi shoulders, lì come si dice? Come che si pronuncia? Non lo sa neanche lui. Shoulders, qualcosa del genere, non so come si pronuncia. Shoulders, mi viene il nome, come sempre. Questo qui l'ha preso lui, 90 ml per il viaggio. Toh, che questo è tuo. Ah, Salsing. No, cosa sto dicendo? Shoulders, vabbè, quello lì. Dovrebbe essere 1,49 euro più o meno. Poi, invece, per fare una... Volevo fare uno scherzo a mio padre. Allora, per Natale... In più, avete visto il regalo di prima, volevo dargli come prima di regalo, per diciamo fargli uno scherzo, questo qua. Io ho comprato dei cioccolatini che ci sono 12 barrette dentro, dove scrivi il tuo nome. Queste sono buonissime, ed è praticamente un cubo dove ci sono queste 12 barrette che sono buonissime della Kinder. Queste qua è molto carino, e se cioè, secondo me per fare uno scherzo di regalo per Natale è bellissimo. E in più io ho preso la Nutella piccolina. Allora, quello l'ho pagato 3,29 euro il cubo. Invece questi qui 1,20 euro. Allora, uno per me e uno glielo do a lui. Allora, questo glielo do lui, quel tappo oro. E invece quello bianco me lo tengo a me. Sono 30 grammi c'è dentro la Nutella. Sono troppo belle. E sono anche buonissime. Però hanno aumentato i prezzi, perché prima costava 1 euro, adesso 1,30 euro l'uno. Per cui vabbè, io li prendo ogni anno quando
c'è il Natale. Invece ho preso questi due perché mi è finito lo shampoo. Quando andrò dalla parrucchiera il 22, il 21, comprerò da lei lo shampoo, il mio vero shampoo. Invece questi qua l'ho voluto comprare per provarli. Della Garnier Aleole Vera. Uno è un balsamo, che è questo. E l'altro è uno shampoo, sempre uguale. Capelli normali, 3 giorni di capelli idratati, morbidi e leggeri. Senza silicone, per un tocco naturale di capelli. Allora, vegetale, più gel di olea verde, idrata e ammorbidisce. Sì, questo è nuovo. 2,20 euro l'uno. E volevo provare. Vi farò sapere. Perché, sinceramente, mi sono trovata bene con questo prodotto. C'è l'altro. E alla fine ho deciso di provare anche questi qua. Dato che mi è finito lo shampoo e non ce l'ho, sinceramente, volevo... ho acquistato questo. Comunque, detto questo, oggi è mercoledì, non so se l'ho detto, però questo vlog sarà tutto spezzato per il fatto che sono ancora un po' raffreddata con l'influenza e sinceramente sarà un vlog un po' diverso dal solito. Però iniziamo con il vlog massa. Comunque, niente, ho detto tutto. Vi farò sapere poi della sorpresina se gli piacerà. Ovviamente a Natale. Niente, in totale, no, che 8 euro. 13,29 euro in totale. Detto questo, adesso andiamo a Como perché dobbiamo prendere i biglietti del viaggio. E poi niente. Comunque volevo informarvi. Volevo dire che se il vlog non finisce con buonanotte al prossimo vlog, ovviamente finirà con delle clip, perché poi ci sarà il continuo. E siccome non voglio che durano 40 minuti come l'altra volta, taglierò i pezzi e separerò i vlog, per cui saranno dei vlog di continuo, almeno per 3 vlog di continuo ci saranno. E basta. Vabbè, comunque niente, lo vedete, per cui è inutile che sto a dirvi cosa faccio più o meno. Mamma mia, concetta un po' male. Niente, andiamo a Como, prendiamo i biglietti del viaggio. Poi, se riusciamo, ma credo di sì, andiamo a vedere le luci di Natale che hanno fatto a Como. Per cui questo sarà ovviamente un vlog natalizio. Anzi, mi sembra il primo vlog natalizio. Lo zero. Vlog mass zero. Iniziamo così e poi piano piano andiamo avanti. Ok, l'albero di Natale lo facciamo la prossima volta però. Perché oggi non riesco. Poi sto a video dura anche fin troppo. Che ore sono? 1:30. 1:30, è presto. Io non dovrei. Però prima mi lavo i denti, mi preparo per modo di dire, e poi andiamo, perché ora che arriviamo lì ci vogliono 20 minuti. Porto questo. Riprendere. No. Come detto. Niente, per cui ripeto, questo vlog sarà di sicuro lungo e farò un altro, finirò di fare l'altro pezzettino nell'altro vlog, così meno sarà più bello. Comunque niente, iniziamo così col vlog zero massa. Ci vediamo dopo a Como, sperando di riuscire a farvi vedere qualche decorazione di Como, che se per caso volete venire a Capodanno o farvi un giro qua a Como, sapete più o meno che cosa c'è, che cosa fanno, che ci sono i mercatini e tutte le loro robe varie. Comunque, queste le lascio qui. No, queste le devo nascondere prima che me le mangiano, che non sono miei. E poi basta. Andiamo, che è meglio, se no si fa tardi.
perché non si può riprendere. Crema al caffè. Lui ormai l'ha quasi finita. Non è che si vede tanto nel sacchetto, però allora non si vede niente. Vediamo se lo metto così più o meno. Ho trovato questo in un supermercato, questo qua, che non è che si vede un granché. Comunque la luce fa cagare, in poche parole. Non so perché, è altissimo, ma di più. Comunque, ho preso questo qua, l'ho pagato 3 euro, ci sono 4 rotoli, 7 stelline e 2 di questi qua. E direi che è meglio che non lo apro, perché sennò poi mi resta in giro e poi sono cavoli. Per il momento uso la carta che ho preso prima e impacchetto l'ultimo regalo, che anzi no, sia quello grande che quello piccolino da fare, e basta. Per cui questi qua, 3 euro, che secondo me è buono come prezzo. E per finire concludo qua il video, perché è durato l'eternità di sicuro. Aia. Siamo andati a ritirare i biglietti per il volo, per il viaggio. Qua è la bustina. L'agenzia è questa, ma tanto non faccio sponsorizzazioni, per cui è inutile che... Comunque, ovviamente non è che faccio vedere i biglietti, proprio perché ci sono i codici e tutto il resto. Questo è per metterli nella valigia, col nome. Mettere nome e cognome nella valigia. E... i passaporti io non li ho fatti vedere su YouTube, li ho fatti vedere su Instagram. Per cui chi ovviamente è interessato, cazzo sto dicendo, chi è interessato, chi è, chi non l'aveva visto, chi non ha Instagram, ovviamente vi faccio vedere il passaporto, che è questo qua. Vabbè, dentro c'è la mia foto, ma non posso star lì perché ci sono i miei dati. Giustamente non è che sono scema che lo faccio vedere. Comunque questo è il passaporto, c'è i due passaporti che ovviamente abbiamo preso, ma da un bel po'. E poi, allora, questi sono i biglietti, che ovviamente non posso far vedere. Voglio farvi vedere se posso.
Nutella, giusto? No, Nutella. No, ma tanto lo copro. Con gli altri fogli, basta, faccio così. Allora, questa è la macchina. Questa qua, in pratica. Sì, è, in teoria sì. No, perché lì non hanno tutte queste macchine. Lì ce l'ha fatto. Chi se ne frega? Stai zitto! Comunque, questo è praticamente la macchina riservata a noi. Per cui abbiamo una macchina riservata dall'autista Tazzi uguale, riservata dall'aeroporto fino all'hotel. Non mi veniva la parola. Invece, questo, che così almeno, sì, perché tanto non si vede, il biglietto dell'aereo praticamente, per cui questo, e poi posso farvi vedere, questo no perché ci sono i nomi e cognomi, e io, a me non mi piace ovviamente far vedere i nomi e cognomi, e l'hotel, che è praticamente questo, che si chiama Phuket Island View Hotel, a 3,5 stelle. Praticamente questo è l'hotel. Per cui più di così non posso farvi vedere, perché ci sono tutte le cose riservate, e mica non si sa mai se poi copiano tutto. Per cui direi che mettiamo via. E mettiamo via e niente, questo è tutto. Ovviamente il vlog continuerà, il prossimo vlog continuerà, perché ci saranno tante cose da dirvi, e in più faremo l'albero di Natale insieme. Per cui direi che chiudo questo vlog, perché sono già le 9:30, abbiamo fatto un bel po' di cose, non sono stata lì a riprendere di tutto di più, perché non so neanche quanto è durato sto vlog, perché non vorrei immaginare che fatica dovrò fare per accorciare questo vlog. Per cui spero che non è durato più di 30 minuti. Anzi, già 30 minuti secondo me è anche già un po' troppo. Spero 25, non di più. Comunque, niente. Saranno tutti così, tutti video lunghi vlog, come sempre. Vabbè, chi li guarda, sono contenta. Chi non li guarda, amen. E a me piace farli. Se la gente vuole guardarli, a me fa piacere, e ovviamente anche qualche consiglio sotto qua nei commenti non guasta mai, su che video fare, su quello che devo, su i vlog che volete vedere, eccetera. Detto questo, taglio, chiudo, perché già 7 minuti è già troppo. Concludo qui, ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video, ovviamente sto scherzando, ci vediamo al prossimo video, non so quando, cioè voi lo vedete un po' in ritardo questo vlog, ma anche gli altri, per cui sarà un vlog molto in ritardo. Ci vediamo al prossimo video.